Ciao a tutti, abbiamo l'onore d'avere qui con noi a Giallorama Lorenza Ghinelli, che è arrivata nel premio Scevanecco tra i finalisti con un libro strepitoso dal titolo, secondo me, evocativo, Tracce dal silenzio. Bellissimo, bellissimo, solo per il titolo io Sì, comprerei il è vero, noi in genere abbiamo problemi con i titoli, quindi apprezziamo molto chi riesce a trovare un titolo di bell'impatto. Avevo detto che parlavamo prima di te, dando un piccolo background di quello che è la tua storia, ma com'è nato questo titolo? Questo titolo è nato da una suggestione, in realtà, e visto che la protagonista è una bambina sorda, diventata sorda in seguito a un incidente stradale e che allo stesso tempo riesce a sentire la notte quando toglie l'impianto, lei sente una musica che non dovrebbe sentire perché è sorda e perché ha l'impianto spento. E mi piaceva che invece in questo silenzio ci fossero delle tracce di qualcosa di altro, tracce che non sono soltanto, sono sì tracce musicali, ma sono anche intese come orme. Quindi tracce dal silenzio, qualcosa che ti viene dal silenzio e ti conduce verso un altrove. Questa è stata una suggestione, il titolo è nato così. Bello, 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 bello. Torniamo, facciamo un passo indietro, presentiamo Lorenza. Lorenza è della classe 81, giovanissima, ma ha già fatto tante, tante cose. Si è diplomata, guardo gli appunti per le date, nel 2001 con un master in tecniche della narrazione alla Holden, dove peraltro ora insegni da tanti anni. Sì, da una decina d'anni, sì. Bellissimo. Dopo ci racconterai anche il tuo impatto con l'insegnamento. Poi ti sei diplomata, visto che non ti bastava la laurea alla Holden, ti sei diplomata con un master in web design e in montaggio digitale, per poi continuare a fare teatro, per cui tu hai esplorato praticamente tutte le forme di comunicazione, giusto? Ho curiosato, credo che sia la Addirittura. parola più onesta. Ho curiosato, sì. Lorenzo, avevo una curiosità perché non lo so, e ce lo chiedevamo prima. Scusate, io oggi non è Covid, ma c'è qualche problema di asma. E teatro inteso come performance sul palcoscenico o come scrittura? O Come come regina, regia? io mi sono approcciata al teatro proprio come performance, quindi provare sul palcoscenico, che cos'era, l'ho fatto per diversi anni, quindi teatro, teatro danza, e poi per fortuna quando incontri il talento degli altri ti rendi conto quale non è il tuo. Quindi in qualche modo ho visto persone, tra l'altro un'amica carissima che considero molto brava, e ho capito che quella era roba sua e non era roba mia. E invece mi interessavano le tecniche di narrazione, quindi mi interessava scrivere e ho provato a scrivere anche per il teatro. È stato fatto qualcosa qualche anno fa, insomma, che mi ha gratificato e tornerò a fare qualcosa, però soprattutto narrativa intesa come romanzo, racconto, sceneggiatura, lì sento proprio che è il mio territorio. È quello. Sì. Ok. Non a caso sei stata. Si arriva sempre attraverso la sperimentazione, nel Assolutamente. senso che quando siamo giovani abbiamo magari un'urgenza di dire qualcosa, è giusto sperimentare, è giusto sporcarsi le mani, perché dobbiamo trovare il campo che meglio si adatta alla nostra voce. Io Quindi è... penso che comunque ti rimanga, anche se decidi che non è quello il campo tuo, però ti rimane un bagaglio che dopo ti serve. Io di questo sono assolutamente convinta. Dicevo, secondo me comunque un bagaglio che ti porti dietro anche facendo altro, anche dedicandoti poi magari soltanto alla scrittura. Quindi qualsiasi tipo di sperimentazione uno faccia, dopo io penso che lo riporti in quello che tu scegli. È così, anche perché conoscere almeno un po' il lavoro dell'attore serve senz'altro nel momento in cui vai a costruire dei dialoghi, vai a creare delle situazioni, riesci molto meglio a mutare, a variare il tuo punto di vista sulle cose. Questo è essenziale per chi scrive. Diciamo che persone che scrivono e scelgono di farlo per mestiere, in qualche modo devono essere tanto curiose di tante cose differenti, perché un D'accordo. lettore ha bisogno di sentire che quello che scrivi è vero in qualche modo, e quindi la preparazione è importante. Sì. Siamo pienamente d'accordo. Per cui diciamo, linguaggio teatrale, linguaggio televisivo, si apre la parentesi Tao 2, l'ultimo Sì, apostolo, che io ho amato personalmente come non mai, perché
per cui di nuovo brava, sto diventando una tua fan sfegatata, tieni, tieni presente. Poi c'è veramente il salto, perché parliamo nel 2011, se non erro, il divoratore. Il divoratore che sale le classifiche italiane subito e a Francoforte sbanca, perché viene venduto in 6 paesi diversi, per cui grandi traduzioni, e inizi a conquistare il mondo. Non paga di ciò, cioè avevamo le atmosfere inquietanti del divoratore, non paga di ciò. Nel 2013, no, 12, sempre con Newton, sì, abbiamo la colpa, sì, e vieni, oddio, vieni... Vai finalista. Finalista, allo sì, stadio. Esatto. E cosa hai provato? Tanta confusione, posso dire, proprio tanta confusione, perché... In qualche modo, considerate questo, io vengo da una realtà molto semplice. Lavoravo come informatrice presso uno sportello Informa Giovani, come educatrice sociale, perché poi il mio percorso di formazione, mi sono laureata in scienze della formazione come educatrice sociale. Ho sempre avuto un interesse particolare verso tutto ciò che viene considerato devianza. E in qualche modo la mia sensibilità, la mia formazione viene da là. Quando il divoratore ha fatto successo, in qualche modo io non me l'aspettavo, perché non era stato quello il motore era stato raccontare una storia, e mi auguro che resti sempre questo il motore. E è stato un mondo, quello in cui mi sono sentita, no, buttata e lanciata, verso cui non ero preparata. Anche perché era un periodo di vita molto particolare, molto delicato per me, in cui magari avrei avuto bisogno di molto silenzio. Ovviamente sono stata felice, perché poi sennò sarebbe ipocrisia, no? Sono stata molto felice del ritorno, però in quel periodo ero anche molto fragile. La cosa straordinaria, secondo me, e questo l'ho imparato in parte anche da mio padre, no? Che è stata una persona che nella vita ha avuto molto, molto gli è stato tolto, molto gli è stato restituito, cioè è sempre stato se stesso. In qualche modo credo di avere preso tutto molto con le pinze. Quindi, quando mi era stato chiesto di scrivere la continuazione del divoratore, mi rifiutai, perché non volevo raccontare quello, e già veni considerata un po' matta. Perché invece magari il mercato te lo chiedeva, no? E quindi quando decisi di scrivere La colpa, che era qualcosa di diverso rispetto al divoratore, in realtà la finale allo Strega fu una bellissima sorpresa, splendida sorpresa. E ho continuato a sperimentare anche dopo, a volte anche pagando lo scotto, no? Perché quando magari decidi poi di sperimentare la narrativa che in Italia viene considerata solo per ragazzi, quando io odio queste etichette, credo che un buon libro sia un buon libro. Un buon libro, punto. Punto. Sì, esatto. Però la mia scelta è sempre quella di sperimentare. E continuo a difenderla, quindi sia quando porta molta fortuna, sia quando a volte ne porta meno. Però quello è il mio motore. Io riesco a scrivere storie che ha senso, secondo me, leggere soltanto se resto fedele a questo principio. Okay. Questo. Non è. Questo riguarda anche, penso, da quello che ho letto, alcune cose che tu hai detto, il discorso della sceneggiatura. Tu a un certo punto hai scelto di lasciar stare, perché ti sentivi un po' costretta in troppi paletti. Sì. Se non ricordo bene quello che ho letto, ci dici... È vero, perché considerate che entrai a lavorare nella televisione come editor interna. Io non sapevo allora i rischi di questo, nel senso che come editor interna puoi scrivere soggetti di puntata che magari poi firma il produttore, quindi in qualche modo la tua potenza creativa viene molto vampirizzata all'interno di certi sistemi. Non è sempre così, però purtroppo in Italia è diffuso un po' come all'università, ricercatori, dottorandi che si vedono firmare le cose dei professori. Quindi in qualche modo è lo specchio di un sistema che non funziona e che per molti aspetti è patriarcale e sessista, perché queste cose indubbiamente lo sono state, lo sono tuttora, e quindi ho capito che la mia vena creativa lì sarebbe morta, nel senso che pensare di resistere affinché cambi qualcosa non è corretto, le cose vanno cambiate in un altro modo. Quindi ho scelto di andare via da un ambiente che per me era tossico,
E sono contenta di aver scelto questo, desidero tornare a lavorare in certi ambienti a modo mio, se sarà possibile. Quindi, speriamo di sì, forse si cambiano i panorami, via. Sì. E ascolta, insegnamento alla scuola Holden e scrittura, come li fai combattere? Molto bene, perché per fortuna adoro insegnare, perché è anche un'attività che mi permette di imparare tantissimo, quindi mi sprona ad aggiornarmi, a leggere moltissimo, anche cose che non, diciamo, che esulano dalle cose che leggerei per puro intrattenimento. Quindi mi portano a studiare e quindi mi piace, questa cosa mi stimola, poi mi piace il contatto con le persone, che adesso ovviamente per emergenza sanitaria è limitato, però anche poter condurre dei gruppi su Meet, su Zoom, è comunque qualcosa di molto bello per me. La scrittura è un mestiere molto solitario, quindi l'insegnamento è anche un antidoto a questo. Eppure tu hai iniziato con un romanzo insieme ad altre due persone. Sì, è vero, Simone Sarasso e Daniele Redoni. Sì, è stato, esatto. Sempre uscì per Marsilio, fu un esperimento narrativo molto particolare. E scrivere con loro è stato bello, perché se una persona non è, come dire, estremamente... Cioè, se una persona non è troppo sicura che la cosa che ha pensato e scritto sia la migliore e decide di mettere la propria arte a servizio di un progetto, ti ritornano cose straordinarie, perché magari su quella questione quella persona ha visto più lungo di te, ci ha visto più lungo di te, perché magari mischiando gli stili cresce anche il tuo. Quindi in qualche modo è stata un'esperienza molto costruttiva. Sono molto aperta ai progetti con altre persone, a me piace molto collaborare con le persone. Vedi, questa è una cosa abbastanza, noi vabbè, sarà anche una vita che lavoriamo insieme, per cui per noi è abbastanza normale, avendo fatto tanti anni anche in televisione con i gruppi, però in genere trovi invece una certa resistenza da parte dello scrittore, diciamo, tradizionale, classico, a parte quelli che invece, ecco, magari vengono, abbiamo intervistato di recente Pulixi, che viene comunque dal Sabot, quindi da un lavoro di collettivo come te praticamente, quindi se tu parti con quello, con un lavoro di gruppo, di scambio, magari, ecco, come nel tuo caso, sei più aperto e disponibile al lavoro con gli altri, altrimenti, ecco, noi abbiamo fatto recentemente un'esperienza di lavoro in quattro e indubbiamente è tosto, perché mettere insieme quattro teste sulla stessa serie non è una cosa facile, però sicuramente siamo d'accordo con te che lo cambio, ecco, se Patrice, sei ovviamente disponibile, è chiaro, se tu pensi quello che fai tu è il meglio, è chiaro che lì, cioè, non c'è proprio il presupposto per uno scambio su questo piano. Esattamente. Senti, torniamo a questo meraviglioso romanzo e ritroviamo le atmosfere del divoratore, direi, perché c'è una, diciamo, un eco. Ci dici com'è nato? Sì, volentieri. Guarda, diciamo che sono tornata a quelle atmosfere perché in qualche modo le ho accettate profondamente dentro di me, perché comunque sia col divoratore, diciamo, poi ho preso una certa distanza dal gotico, da un certo modo anche di miscelare noir e horror, che sono senz'altro degli stili che ho molto a cuore, e proprio per il loro potere maieutico, no? Riescono veramente a darmi degli strumenti per indagare meglio su tutto quello che in noi è rimosso, su tutto quello che in noi è sepolto, quindi li trovo anche estremamente pedagogici e quindi sono tornata a quelle atmosfere perché finalmente mi sentivo pronta per farlo divertendomi e in parte la protagonista è nata anche da 4 anni di studio della LIS, della lingua dei segni, della lingua italiana dei segni, che parlo malissimo, però l'ho studiata per 4 anni proprio perché desideravo superare una mia paura della sordità. Io sono nata sorda profonda a destra, quindi ho un'identità che è in parte udente e in parte sorda. E questa protagonista è nata da un mio incontro probabilmente con una mia paura profonda, quindi è stato molto bello in realtà per me scrivere questo romanzo ed è anche la ragione per cui per la prima volta
e ho deciso di scrivere ancora di Nina, quindi sto lavorando adesso alla continuazione di attenzione anche interessante questo sempre per Marsilio? Sì, sì, sempre per Marsilio e sono molto molto contenta perché appunto ho sempre rifiutato di fare serialità perché non era nelle mie corde, ma perché non avevo trovato il personaggio a cui volevo legarmi e quindi adesso questa cosa è successa in modo naturale e quindi sono molto contenta. Bello. Ascolta, proprio parlando di temi, Nina ti è affine. La storia, perché in questo romanzo c'è anche la storia con la S maiuscola, che tra le tante cose stai andando in vari romanzi di questo periodo. Qual è la risonanza? Perché tu sei molto giovane, eppure hai tirato fuori un tema molto spinoso della nostra storia italiana. Guarda, grazie per il molto giovane, perché io farò poi, diciamo, in questo 2021 che arriverà farò 40 anni. Per tutto quello che hai fatto sei molto giovane, fidati. Grazie. E avendo appunto quasi 40 anni ho avuto la fortuna di avere dei nonni che hanno vissuto la guerra. Okay. E una delle mie nonne, da parte di madre, ebbe veramente l'esperienza, una parte di esperienza che io racconto all'interno del romanzo, che è quella di essere stata insieme ad altre 80 persone dentro questo rifugio antiaereo all'interno della bocca del fiume Rubicone. Quindi venne costruita ai tempi dei Conti Spalletti, che cito comunque all'interno del libro. Poi la storia ovviamente è romanzata, è diverso ciò che accade nel libro da ciò che accade in realtà. Però mia nonna per tantissimi giorni restò chiusa in questo rifugio antiaereo che si allagò perché quei giorni piovve e i reumatismi e l'artrite reumatoide di cui lei ha sofferto per una vita intera vengono soprattutto da lì. Questo stare con l'acqua alla gola per tantissimi giorni. È una storia che mi ha molto colpito e che in qualche modo ho desiderato inserire all'interno del libro, perché poi ovviamente anche quella ha un potere in qualche modo metaforico, perché la storia con la S maiuscola che ho inserito all'interno del libro serve per dirmi che in qualche modo se i fantasmi del passato non vengono ascoltati e pacificati e risolti sono destinati a tornare e noi abbiamo un pessimo rapporto con la nostra storia, noi non ci siamo mai liberati dal fascismo e dai fascismi, perché comunque il plurale è importante anche in questo caso. E se non decidiamo di fare i conti con ciò che siamo stati, anche con il nostro passato colonialista, con tante cose che se non facciamo pace con questo, che significa accettare che siamo stati pessimi, perché quelle cose sono accadute, se non riusciamo... Non brava gente, come si dice. Esattamente, guarda, italiani pessima gente, se non riusciamo ad accettare questo, che siamo stati anche questo, non riusciamo a trasformarci, in qualche modo le cose sono destinate a tornare. Quindi all'interno del romanzo questo accade ad altri protagonisti che non sono appunto Nina ne sente gli echi e in quanto nuova generazione è chiamata a denunciarli, a trasformarli. Quindi c'è un potere metaforico in tutto questo. No, stavo pensando che ultimamente abbiamo parlato con Pier Nicola Silvis, che ha scritto questo libro, in cui parla proprio esattamente di questo, cioè dei crimini commessi dagli italiani e rimossi, perché alcune stragi sono state commesse non solo dai nazisti, ma dagli italiani insieme ai nazisti. E poi c'è tutto il discorso dell'armadio della vergogna che è stato rimosso. Quindi ecco, come dice, è un grosso rimosso collettivo che sicuramente ci portiamo appresso, rimosso appunto nell'inconscio, che però probabilmente, come tu dici, sarebbe bene far venire a galla per cercare di accettarlo e di riconoscerlo, perché sicuramente c'è stato. Ecco. E credo profondamente che i generi, che appunto non vanno mai intesi come delle etichette limitanti, i generi sono in qualche modo, è come se noi andassimo ad attingere tutti, no? Cioè Jung stesso lo diceva, una polla dei miti, i generi hanno in sé delle atmosfere che sono tipiche, caratteristiche, e ti permettono di raccontare meglio
la storia che hai in testa. A seconda della storia che hai in testa, scegli a quale bacino andare ad attingere. E in qualche modo l'horror e il noir restano i miei bacini prediletti, perché mi permettono proprio di raccontare storie che altrimenti, raccontate soltanto con una cifra realistica, no? Estremamente realistica, probabilmente nessuno avrebbe il coraggio di ascoltarle. E allora credo che anche, no, il concetto di fiaba nera, di fiaba, serva a questo, cioè potere dire l'indicibile, no? Sì, attraverso una metafora per cui riesci, non dico ad accettarlo, ma quantomeno a leggerlo fino alla fine. Esatto, esatto. Parlando proprio di fiaba nera, è strepitoso il personaggio di Rebecca, perché il personaggio di Rebecca viaggia proprio su due binari, perché da un lato abbiamo la strega cattiva, perché lo ricorda tanto Hansel e Gretel, lei che attira la piccola Nina a casa per fare le torte, però lei è quella che uccide col il coniglio col coltello. Sarà che io l'ho vissuta malissimo essendo animalista. Lo sai, lì c'è anche, c'è anche, ci sono anche le mie origini. Quello è. Io me lo ricordo anch'io quando andavo in campagna in Toscana dalle persone che erano nostre amiche, c'era la nonna che uccideva il coniglio, magari non col coltello, gli dava un colpo, gli dava un bel colpo, però per loro era normale, esatto, quindi quello rientra un po' in quel vissuto contadino che magari a noi non ci appartiene, quindi ci fa un po' questo, anzi a volte c'è il desiderio oggi quasi di preservare, ovviamente sempre noi preserviamo le nuove generazioni dai nemici sbagliati, nel senso che c'è sempre questo tentativo di preservare da ciò che in qualche modo è considerato gretto e in realtà invece ha una sua intelligenza. A parte questi giorni ho finito di leggere un libro di Roberto Calasso, un'opera straordinaria, che è Il cacciatore celeste, che indaga proprio questo rapporto tra cacciatore e sciamano, quindi io ci sono finita dentro con tutte le scarpe, dentro cosa. Ed è estremamente interessante perché un fatto che io mi ricordo della mia infanzia, proprio per i miei nonni che erano contadini, mi ricordo il loro tornare a casa con questo coniglio. Io non sapevo che era un coniglio, loro erano tornati a casa con un sacco di juta che si agitava, quindi ho pensato, wow, è un regalo per me, è un cucciolo di cane, è un cucciolo di gatto. Questi in due secondi hanno tirato fuori il coniglio dal sacco e l'hanno sventrato davanti ai miei occhi. E io mi ricordo, la cosa che io mi ricordo di quel momento, che è stato uno shock per me, però io ho imparato che cos'era il bianco e che cos'era il rosso. Nessuno me l'aveva mai spiegato così bene. Il coniglio era bianco, il sangue era rosso. Quello fu un'epifania, fu un momento in cui io compresi sostanzialmente tante cose che non mi seppi rappresentare allora, però quella cosa lì mi è rimasta dentro come un bagaglio importantissimo. Poi mi rendo conto che è troppo lento, però le cose andarono così. Prende benissimo, perché ti racconta anche un'altra parte di questo personaggio strepitoso, perché tu la ami, perché ami la bambina che è rimasta dentro il tunnel, la bambina che ha trovato la sorella, raccontiamo, non spoileriamo, però nello stesso tempo capisci anche la donna che c'è dietro, che vive in quella casa con tutti i suoi segreti. No? Ma sai perché il male, e lo dico sempre, ha le sue ragioni. Certo. Il male ha le sue ragioni. Ferma. Se chi lo scrive ha una potenza interiore di un certo tipo, perché sennò c'è anche chi racconta il male senza ragioni. Ma lì però Hannah Arendt l'ha detto meglio di chiunque altro, cioè la banalità del male non ci interessa, non è mai cronica, non è mai morbosità quello che ci affascina. Esatto, ci affascinano le storie, il noir, cioè lo scopo del noir è quello comunque di indagare profondamente la società, il lato oscuro della società che si manifesta attraverso delle condotte di alcuni individui, però è una riflessione collettiva quella che ci spinge a fare, no? Penso anche personale, Lorenza, tu non credi, nel senso che in fondo, cioè tu ti rispecchi in qualche modo in alcuni di questi aspetti, poi uno può non avere il coraggio di ammetterlo, però secondo me una parte della fascinazione è esattamente questa, perché tu ti domandi, potrei arrivare anch'io a fare questo o a essere questo? È vero, è vero. Grazie, sì, hai ragione,
È perfettamente vero. Per me è così, io trovo che mi affascina il noir molto anche per questo motivo qua, che al di là, ecco, di un discorso collettivo, è proprio una questione mia personale, perché te lo domandi, almeno io me lo domando, poi magari non tu. Certo. Sì, sì, un potere catartico anche nel potere vivere quel lato selvaggio e quel lato veramente nero che tutti i giorni noi chiudiamo a doppia mandata nelle nostre cantine, però c'è. E probabilmente poterlo vivere attraverso la letteratura ci risparmia molti atti sanguinosi nel quotidiano, quindi senz'altro sì. Sì, è vero, è vero. E Lorenzo, volevo chiederti un'altra cosa sui bambini, perché è una cosa che ho notato anche nel divoratore. E bambini e adulti, i tuoi adulti sono sempre, oltre a essere problematici, però sono sempre incompiuti, irrisolti, persone che comunque non riescono a salvare se stessi e tantomeno i bambini. I bambini e i ragazzi sono indubbiamente più maturi, più saggi, si mettono di più in discussione e alla fine si salvano da soli. Sei d'accordo su questa interpretazione? Sono d'accordo e probabilmente poi è cambiato qualcosa anche nei miei adulti, negli ultimi libri. Credo che la causa di tutto ciò sia che sono diventata adulta e in qualche modo ho sviluppato uno sguardo molto più compassionevole verso l'universo degli adulti. Però in origine non era così, siccome ognuno è figlio della sua storia, in qualche modo, ho sempre avuto la percezione di un mondo adulto molto inetto e inadeguato e la percezione che ci si salvi da soli attraverso la capacità dei ragazzi di creare legami anche per una sorta di incoscienza ancora, no? Quindi in qualche modo là dove non trovo una rete la faccio perché ho meno paura di essere ferito, perché tanto pensi che più ferito di così sia impossibile. Poi in realtà la vita ti ricorda che c'è sempre una possibilità di accumulare, no? Però ho una mia passione, ma dicevo anche come poi percorso di studio, che è stato ovviamente una conseguenza sempre ad altri fatti, no? Che sono accaduti nella mia vita, ma in qualche modo ho sempre avuto a cuore l'adolescenza e tutto ciò che viene chiamato devianza e poi in realtà non lo è. Devia tutto ciò che in qualche modo non riusciamo ad ascrivere all'interno di una norma. Però spesso la devianza sempre ci parla di qualcosa di molto più interessante che ci è sfuggito, no? E quindi nei miei romanzi gli adolescenti sono i grandi protagonisti. Non ci sono dubbi. E in questo caso, in questo romanzo in particolare, parliamo anche dell'integrazione, della forza, dell'amicizia e dell'amore. Sì. Diventa dirompente in un periodo così difficile a livello sociale, dove le differenze sociali si sentono da morire, dove l'altro, l'esterno, quello che arriva da fuori è visto sempre con sospetto. Per cui brava, perché ci fai un romanzo che è un horror e ti porta dentro certe, diciamo, ti porta un modo di raccontare che immediatamente ti porta dentro, ti fa vivere, ti fa sprofondare nell'orrore. Poi racconti la storia e la storia con la S maiuscola, mettendo il lettore davanti a una responsabilità. Deve imparare ad accettare quello che siamo stati, deve prendere coscienza che non siamo bella gente, ma abbiamo i nostri difetti, eppure grossi. Racconti un romanzo di formazione, perché in questo percorso sia Nina che il fratello, che tutti direi i ragazzi, crescono, prendono coscienza di sé, giusto? Sì, sì, guarda, e Rasha e Noor, che sono appunto queste ragazze che arrivano in Italia facendo un viaggio che è un viaggio infernale, come sappiamo essere, questi viaggi sono infernali. Loro vengono dall'Afghanistan, quindi un paese in conflitto, insanguinato, e cercano di integrarsi in un paese però che non comprende, non è interessato a comprendere la loro lingua, la loro storia, la loro geografia, la loro letteratura, e in qualche modo si aspettano da loro che invece Rasha e Noor apprendano in fretta tutto quello che è qua e che per loro ancora non ha un significato, non ha un senso. Io
Molto bello il tema che lei fa insieme al fratello di Nina. È terribile la reazione dell'insegnante, purtroppo secondo me molto vera, ma ecco, quello l'ho trovato un momento molto molto forte. A me ha colpito Sì. tantissimo. Grazie, sono contenta perché quello che volevo dire in qualche modo, sempre, no? Attraverso una metafora, ma volevo parlare di empatia in quali termini? Cioè, Rasha e Noor sono le uniche che riescono a credere subito a Nina in qualche modo. Non hanno bisogno di chissà quale dimostrazione, verifica empirica, per credere che Nina abbia una particolarità e che a Nina stiano accadendo cose strane. La loro ferita risuona con quella della bambina. Noi non abbiamo bisogno di avere la stessa ferita, possiamo avere ferite diverse, però le ferite servono a questo soprattutto, no? Servono ad avere un canale, che poi è di questo anche che parlo nel libro. E la storia con la S maiuscola di cui si parlava all'inizio è anche quella di Rashe Noor, perché noi un domani saremo chiamati a rispondere di tutti i morti in mare che ci sono oggi. Noi un domani saremo chiamati comunque a una presa di consapevolezza, una presa di coscienza di tutto quello che sta accadendo oggi. Oggi sta accadendo la storia, però noi non la riconosciamo in quanto tale. Ovviamente, certo, siamo d'accordo. Molto giusto. Sì. Direi che ti ringraziamo per questo tempo che ci hai donato e ancora brava. Complimenti. Grazie a voi, grazie mille, buonissima giornata. Ci sentiamo presto. Buon proseguimento. Aspettiamo il seguito, Ciao. il segno, il sequel a questo punto. Certo, ah, questo è Ha già un titolo? stato. Come? Ha già un titolo, ma non so se lo posso dire. No, Ah, allora no. allora. Allora. Quando sarà definitivo, quando mi verrà approvato in modo definitivo, perché i titoli, per fortuna, cioè, fino ad oggi li ho potuti scrivere. Questa è già una grazia. Ve lo comunicherò. Grazie perché ci farà molto piacere. Lo aspettiamo veramente. Grazie. Fantastico. Ciao e grazie Grazie di tutto, Lorenza. Buona a giornata. presto. Ciao, a presto, ciao. Ciao.